ancora l'arvata, taranno in Spagna chi l'ha criata. Non è giusto che chi non ottene, senza scuola viene abbandonato. Non è giusto una creatura, venuta a piedi troppo che è stata rubata. E non è giusto, per me non è giusto. E c'è di te pure con se dice. Non è giusto, per me non è giusto. E c'è di te pure. A volte sono stato portato a pensare che nella battaglia tra la vita e la morte possa essere la morte ad avere la meglio. Guardati indietro. Stai rischiando la vita. Questo è un pensiero possibile se lo limitiamo all'esistenza di un unico essere umano, perché l'esistenza di ogni essere umano si conclude sempre inevitabilmente con la morte. Ma se consideriamo invece l'umanità nel suo fluire attraverso il tempo, questa battaglia è innegabilmente vinta dalla vita. Maria è prima di tutto una senza Dio. Mi piaceva questo personaggio che non avesse punti di riferimento di alcuna sorta, che non avesse né cielo da vedere né terra da camminare. Mi sembrava un'anima in pena con un minimo di centratura interiore, così data, ma donata più che costruita, no? Più che pensata. La sua difficoltà quando incontra la bellezza di un desiderio è proprio questa, cioè riuscire a capire dove andare, perché lei non lo sa e neanche noi da spettatori in realtà lo sappiamo. Facciamo questo viaggio ed è il viaggio che ogni essere umano fa quando ci si trova davanti a qualcosa, quando capita qualcosa, quando succede qualcosa, quando si desidera qualcosa, no? E la domanda è sempre la stessa: che cosa sono in grado di essere?